Eh, quale vaccino dobbiamo, dobbiamo fare abbiamo detto quindi contro l'Omicron, quindi il covid eh, l'antinfluenzale eh, quello del, di questa patologia purtroppo che colpisce e, ed è super fastidiosa e stiamo sentendo che po potrebbe essere anche estremamente pericoloso sia il fuoco di Sant'Antonio eh, allora, Grazie intanto per essere rimasto qui eh, con noi Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Biomedico di Roma Intanto le voglio chiedere Perché mi ho prima, prima ho parlato di eh, vaccino bivalente Che cos'è? Allora, è un vaccino nuovo E contiene il, il ceppo originale del Covid Il ceppo di Wuhan Più eh, Omicron 1 Per un tipo di vaccino L'altro vaccino contiene il ceppo di Wuhan originario Più Omicron 4 o 5 Quindi abbiamo due... Tipi di vaccino diversi, uno già approvato e penso che le regioni hanno già preso le prenotazioni per poterlo fare, l'altro è eh, diciamo approvato dall'EMA ma è in via di, eh, come dire, di discussione sui dati clinici perché sono solo dati sperimentali, ma l'EMA dice guarda che funziona bene l'uno, funziona bene l'altro, fatevi quello che è già predisposto per. Allora, guardiamo insieme anche questa, questa grafica. Per chi sono raccomandati questi vaccini? Pazienti fragili, over 60, personale sanitario, personale delle RSA. Ecco, lo stiamo vedendo. E, eh, oltre a queste categorie, li potrà fare poi dopo chiunque? Ma eh, io consiglio queste per ora, eh, onestamente perché sono e le persone che ne hanno bisogno di fare questa dose annuale, eh, perché noi dobbiamo arrivare e stiamo arrivando a farlo una volta all'anno, punto, così come si fa con l'influenza. Quindi consiglio questo e poi vediamo i dati, e i dati sono quelli che ci guidano, se i dati ci dicono che andiamo incontro ad un altro picco con tantissimi contagi, beh, possiamo ripensare e scendere man mano con l'età. Dobbiamo dire che l'EMA ha approvato il vaccino Pfizer contro l'Omicron 5. Eh, A questo e molti, eh, hanno anche, qualcuno ha anche dei dubbi e dice cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare quindi di vaccinarsi con quello che c'è adesso? Aspettiamo direttamente quello che arriverà? Eh, eh, arriverà? Questa è una domanda che si pongono in eh, tanti. Sì, ma no, me la faccio anch'io, eh, ecco. con tutta onestà. No, eh, Omicron 5 è la variante prevalente, è quella che adesso impazza per il mondo. E Omicron 1 ce n'è, ma quantità veramente poca. E diciamo che Omicron 1 è subito disponibile e l'EMA dice: guarda, che i dati clinici che abbiamo osservato ci dicono che va bene anche per tutte le altre varianti. La stessa cosa dicono di Omicron 4, 5, la differenza è che Omicron 4, 5 arriverà, non sappiamo quando potrà essere distribuito, e mentre Omicron 1 è già. Quindi se è vero la sua efficacia al 97% contro tutte le varianti, beh, insomma, le persone fragili, magari eh, penserei a Omicron 1, insomma, se i dati sono questi. Vediamo Omicron 4 e 5, i dati vengono in rolling review, come si dice, no? sì. man mano che le persone si vaccinano arrivano i dati clinici, e vanno a capire il vaccino. Dottore, come stava dicendo lei, l'Omicron, eh, soprattutto questa questa nuova variante è molto contagiosa. Fortunatamente però il ehm, i sintomi sono meno gravi. Allora le domando anche, ma ehm, molte persone dicono avendolo avuto potrei anche aspettare per, per fare il vaccino. È così, inizialmente appena avuta, anche appena eh, mi ricordo durante soprattutto il primo periodo, si dovevano aspettare almeno tre mesi prima sì. di fare poi il vaccino. Oggi qual è la situazione? Ma no, è la stessa, non, non è cambiata, nel senso che chi ha avuto Omicron a gennaio, beh, una, un vaccino lo consiglio perché dobbiamo arrivare, stiamo arrivando, a farlo una volta l'anno, come ho detto, perché è un po' come l'influenza. Covid non andrà via, sarà un nostro compagno di viaggio per chissà quanti anni. Come gli altri quattro coronavirus che noi già conosciamo, lui sarà il quinto, ma non ci farà più male come ci ha fatto all'inizio. Questo è importante. Grazie alla vaccinazione abbiamo come, come dire, risolto il problema dei sintomi della malattia. Le terapie intensive non si riempiranno più, non avremo più le ospedalizzazioni. Insomma viremo un pochino più tranquilli. Il contagio, beh, ma noi sappiamo tutti che non è un vaccino sterilizzante, come si dice, cioè non evita il contagio, evita i sintomi della malattia. Stanno studiando, quello spray nasale, in gola, eccetera, ce cioè, ne sono circa un centinaio in studio, per evitare anche il contagio. Però è più difficile, perché abbiamo le mucose, devi yeah. passare le mucose, cioè, è un pochino più complicato. Questo è più semplice. Allora, il nuovo ciclo vaccinale riguarda, come stavamo dicendo, gli over 60, i soggetti che sono anche più fragili, ma... Molte persone hanno ancora paura di vaccinarsi. Allora eh, c'è invece chi eh, è molto determinato. Eh, non solo ha avuto il Covid, non solo ha fatto la prima, la seconda dose, eh, a volte non è stata neanche molto bene, eh, però non vede l'ora di farsi addirittura la nuova dose. Allora eh, ci colleghiamo con, con Valentina. Valentina Spada, buongiorno. È proprio così perché lei non, non attende l'ora di poter fare anche la, la quarta dose. buongiorno, sì. Allora io sono un soggetto fragile, quindi partiamo dal presupposto che quindi ho diritto ad avere anche la quarta dose di vaccino. Ho avuto il Covid a marzo e ovviamente adesso mi sono prenotata per la quarta dose per un semplice motivo. Innanzitutto perché io credo che la, diciamo, il vaccino è l'unico mezzo che noi abbiamo a disposizione non solo per prevenire la malattia ma anche, come diceva il, il dottore, per attenuare quelli che sono i sintomi ovviamente del, del coronavirus, di questo covid. Io ho avuto il, il, il covid come dicevo a marzo e nonostante la terza dose eh, ho avuto sintomi molto, molto pesanti, ho avuto due crisi respiratorie per cui se non avessi fatto il vaccino sarei finita sicuramente in terapia intensiva, quindi questo è molto importante per chi eh, ovviamente non, non, non crede nei vaccini, io credo che invece ci sono persone come me che sì. hanno potuto praticamente affrontare questa malattia nel migliore dei modi, anche perché ha fatto diciamo, la, le, le tre dosi vaccinali. E questo è il motivo che ecco. mi spinge a fare la quarta dose. Valentina, mi perdoni, ma allora, non solo lei ha fatto le dosi per, per il Covid, ma lei spesso si reca per lavoro in, in Africa e quindi eh, leggeva nella scheda che è costretta comunque a, a fare spesso anche dei vaccini. Sì, sì. Eh, sono stata in missione in missione umanitaria nel 2018. Ho fatto 12 vaccini perché ovviamente sempre per lo stesso motivo ci sono quelli obbligatori. Ad esempio, io ho fatto quello della febbre gialla che era obbligatorio per il Burkina Faso, ma ne ho fatti tanti altri che servono esattamente per prevenire, per mettere in sicurezza le persone. Quindi, ovviamente, non ho avuto alcuna diciamo, conseguenza. Eh, sono stata bene, a differenza anche di colleghi che non hanno fatto il vaccino, che poi hanno preso ovviamente diverse, diverse malattie. Quindi eh, è una prevenzione ed è diciamo, un mezzo che dobbiamo ritenerci fortunati perché noi da questa parte del mondo ce l'abbiamo anche gratuitamente i vaccini, mentre in Africa, dove sono stata io anche per malattie banali. Ovviamente, non hanno la possibilità di vaccinarsi e la gente muore per questo. Cioè, lei ha cioè, viaggiato e ce lo può, e ce lo può raccontare. E allora, eh, Massimo Cicozzi, dobbiamo dire che, quindi, come stava raccontando anche eh, Valentina, è estremamente importante la campagna eh, della vaccinazione. Quindi, non, non ci dobbiamo fermare. Abbiamo letto che in teoria anche nell'autunno. Potremmo aspettarci cose positive, non negative, però è anche vero che non dobbiamo abbassare la guardia. È verissimo, assolutamente no. E non mi aspetto neanche io un autunno incredibile, ecco. perché insomma, siamo nell'indemnizzazione. Indemnizzare significa che il virus sarà con noi per sempre, è inutile, togliamoci dalla testa che sparisce. Eh, ma non ci farà male, quindi avremo dei piccoli rialzi stagionali di contagi così come avviene per l'influenza né più nemmeno. Né per cui la campagna vaccinale è, è importantissima. Eh, come ha detto la, la, la signora prima, la dottoressa prima, beh, eh, ha tolto i sintomi della malattia, gli ha evitato la terapia intensiva. Eh. La vaccinazione è una prevenzione primaria, importantissima. E soprattutto non ha intasato anche il pronto soccorso agli ospedali ma che è fondamentale perché non c'è solamente il Covid, ci sono tantissime ci sono altre, altre patologie no? e, e quindi eh. dobbiamo dare la possibilità ai, ai dottori di poter fare il vostro lavoro. No, in ma caso. non solo, eh. ma alle persone fare anche altri tipi di prevenzione. Eh certo, eh certo. che Magari rischiano di andare in seconda battuta. No, assolutamente no. Grazie, grazie dottor Cicocci, grazie, grazie per a voi. essere stato con noi, grazie Valentina per la tua testimonianza.